In questa nuova puntata di Oteos ci immergeremo nelle profondità del mare e resteremo in apnea, alla scoperta del sesto continente. La parola apnea deriva dal greco e significa mancanza di respiro. Le origini di questa disciplina si perdono nella notte dei tempi. L'apnea, infatti, tocca i riflessi atavici dell'essere umano. Basti pensare che il liquido amniotico è molto simile all'acqua di mare. Un bambino appena nato, se immerso in una vasca d'acqua, nuota istintivamente a rana con continue apnee. Il nostro primo protagonista è un pescatore di spugne di nome Hagi Statti. Era il 1913 quando Hagi si offrì di recuperare l'ancora di una nave della Marina Militare Italiana a 75 metri di profondità. I medici della nave si mostrarono increduli sulle possibilità dell'uomo. Hagi infatti non aveva doti fisiche, ma anzi problemi vari come un enfisema, un timpano perforato e non era in grado di trattenere il respiro fuori dall'acqua per più di un minuto. Statti però sorprese tutti, recuperando l'ancora dopo un'immersione di circa 3 minuti. Nel 1949 Raimondo Bucher stabilì il primo record ufficializzato di immersione in apnea, scendendo a meno 31 metri. La scienza di quegli anni riteneva però impossibile scendere sotto i 50 metri. Il medico francese Pierre Cabarrus sentenziò il s'écrase, ossia si rompe. Qualche anno dopo, un siciliano di nome Enzo Maiorca scese a meno 51 metri. 1990. Umberto Pelizzari stabilì un nuovo record con meno 65 metri. Oggi ci sono due differenti associazioni a gestire il mondo dell'apnea. La CIMAS, fondata nel 1959 sotto la presidenza del comandante Jacques Cousteau, e AIDA, nata nel 1993. Le due associazioni danno vita a gare e record differenti in base a differenti elementi tecnici di immersione. L'apnea vanta 12 discipline tra statica, dinamica, con monopinna, con pinne e altre. Ogni disciplina ha il suo record del mondo e italiano. 10 di questi titoli appartengono ad Alessia Zecchini. On the Evolution of Sport incontra Alessia per immergersi nel suo fantastico mondo. Ciao a tutti, sono Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea e ho vinto nella mia carriera sportiva 17 volte un titolo mondiale, realizzando 37 record del mondo e gli ultimi due pochi giorni fa con la misura di 107 e 109 metri con le due pinne. E diciamo che faccio apnea da quando ho 13 anni, quindi la mia più grande passione, il più grande amore, è qualcosa che ho sempre desiderato e è un sogno realizzarlo. Beh, ho iniziato diciamo un po' per caso, facevo scuola nuoto e all'età di 11 anni dovevo fare un brevetto nel quale dovevo percorrere 25 metri in apnea, in orizzontale, e quando ho provato la prima volta mi sono semplicemente innamorata e ho iniziato a chiedere ai miei genitori di fare apnea, poi ovviamente complice il fatto che ogni estate mi portavano in vacanza in posti meravigliosi, nel nostro mare, nel Mar Ionio, e diciamo che la voglia di scoprire cosa ci fosse sott'acqua era grandissima. E quando finalmente, ai 13 anni, ho trovato mio papà, ha trovato un corso di apnea, non ho mai più smesso. Amo il mare e amo l'apnea in modo incredibile. E quindi la gioia che provo ogni volta che mi immergo è il motivo per cui sorrido alla fine di ogni tuffo. Che possa essere un record o che possa essere magari andato non benissimo, ma la gioia che mi ha dato quei pochi minuti in cui mi sono immersa nell'elemento che più adoro è qualcosa di meraviglioso. Mi sento libera, mi sento bene, il blu attorno a me è qualcosa che semplicemente adoro, è il mio colore preferito, essere circondata da questo blu immenso è incredibilmente stupendo. Beh, la cosa importante è proprio non pensare a nulla, pensare esclusivamente al gesto tecnico che si sta svolgendo in ogni determinata profondità, e non fare interferire nessun pensiero esterno, perché qualunque piccola distrazione uno va a consumare ossigeno, paure, preoccupazioni, ansie ci fanno consumare di più e poi ci fanno distrarre, quindi qualunque pensiero esterno potrebbe farci ritardare quella manovra che invece dobbiamo fare a quella determinata profondità, e quindi l'importante è proprio non pensare a nulla e godersi semplicemente il meraviglioso viaggio che ci aspetta. Beh, sicuramente è cambiato tantissimo le attrezzature che si utilizzano da quando ho iniziato a 14 anni con una muta ancora con la cerniera, stile un po' Maiorca e pinne di plastica. Adesso
Sicuramente si sono evolute tantissimo, la maggior parte ha mute su misura o comunque mute molto molto performanti, fatte di materiali super idrodinamico e le pinne ovviamente magari si inizia ancora con le pinne in plastica, però la maggior parte delle persone poi si orienta tutta verso vetro, resina, carbonio, che sono diventati molto più accessibili a tutti e di conseguenza è cambiata anche la tecnica. Io appunto ho vissuto un po' tutti questi cambiamenti perché come faccio apnea 17 anni, nonostante ne ho 30, più della metà della mia vita, e ho visto tantissime modificazioni anche dal punto di vista dei pesi. Prima si usava una cintura di piombi, con gli anni si è evoluto tutto mettendo molto peso sul collo, soprattutto per le gare in dinamica, e questo ha portato appunto a essere più aerodinamici, più veloci, proprio perché l'obiettivo è migliorarsi sempre e superare il limite precedente. Allora, negli anni una cosa che è cambiata tantissimo è proprio il fatto dei tentativi di record e delle gare, campionati mondiali, campionati europei, gare nazionali. E la differenza sostanziale è che appunto, come dici tu, prima si usava molto la disciplina dell'assetto variabile. L'assetto variabile si intende, come noi ce lo ricordiamo ai tempi di Maiol, di Maiorca, poi di Pellizzari, Genoni, si scendeva con una slitta, cioè un peso, e poi quella slitta veniva o lasciata per poi rinuotare con le proprie forze e quello è l'assetto variabile regolamentato, oppure si saliva addirittura con un pallone. Quindi si apriva questa bombola che caricava un pallone che ti riportava in superficie. E appunto il peso era variabile, quindi salivi con un peso e risalivi senza praticamente. Mentre quello che facciamo noi in gara si chiama assetto costante, quindi qualunque peso noi ci portiamo fino al piattello, dobbiamo assolutamente riportarla in superficie. Io preferisco essere molto leggera, utilizzo più o meno mezzo chilo. Questo mi comporta un po' più di sforzo nei primi metri, ma sicuramente meno sforzo quando sto tornando in superficie. Negli ultimi metri posso semplicemente abbandonarmi e rilassarmi verso la superficie. Assolutamente. Vabbè, diciamo che grazie a Enzo Maiorca, che ha sfatato quello che dicevano i scienziati all'epoca, che praticamente il nostro corpo, la nostra cassa sottoracica sarebbe semplicemente implosa a 51 metri come un palloncino pieno d'aria. Diciamo che grazie a Enzo questo mito è stato sfatato. Il nostro corpo si adatta a tutto. Come si adatta a salire su un 8.000 metri, una montagna, si adatta a scendere a più di 100 metri di profondità. Questo grazie, nel caso della profondità, al blood shift, che è un fenomeno in cui tutto il sangue si racchiude verso i polmoni. Il sangue, essendo un liquido, è incomprimibile, quindi fa sì che non c'è nessuna implosione e noi possiamo adattarci benissimo. L'aria ovviamente si comprime e quindi il liquido prendendo il posto dell'aria fa sì che noi diventiamo più pesanti, si dice in gergo, e quindi passati 40, 50, 60 metri, dipende un po' dall'atleta, si cade. Si cade semplicemente, cioè si scende volando, diciamo, verso il piattello senza nessuno sforzo, lasciandosi semplicemente abbandonare. Poi, ovviamente, questa spinta verso la profondità dobbiamo contrastarla nel momento in cui saliamo. Quindi, i primi metri sono molto più faticosi, per poi arrivare verso gli ultimi 40 metri, 30 metri, in cui l'aria si riespande e ci permette di ritornare a essere positivi, cioè a galleggiare verso la superficie. Diciamo che la cosa importante è proprio non farsi prendere troppo dall'entusiasmo. Nel momento in cui si raggiunge l'obiettivo, si raggiunge il piattello, non si è raggiunto l'obiettivo. Si è percorsa a metà della strada, diciamo. La parte non più difficile, perché non c'è una parte più difficile o più facile. Diciamo che c'è ancora metà del percorso da fare. E tra virgolette un po' più difficile perché ovviamente non ci aiuta il mare a scendere giù, ma dobbiamo contrastare quella spinta di cui parlavamo prima. Quindi la cosa importante è sì, prendere quel cartellino e rimanere focalizzati. Focalizzati nel nuotare bene, essendo efficienti ed efficaci allo stesso tempo, senza consumare perciò troppo ossigeno. E rimanendo concentrati fino alla fine, perché la prova non è valida finché il giudice non tira fuori un cartellino bianco. E quel cartellino bianco verrà esposto al termine di un protocollo. Quindi l'errore è sempre a portata di mano. Si può sbagliare il protocollo. E nonostante si è arrivati all'obiettivo, il cartellino diventa comunque rosso. Quindi la concentrazione fino all'ultimo istante è fondamentale per portare a termine il risultato.
Prova valida! Beh, diciamo che ci sono tantissimi errori che si possono fare. I più banali sono appunto distrazioni dal protocollo di uscita. Si può magari non respirare bene in uscita, continuando magari a fare un po' di apnea e quindi incorrere magari... Guarda, semplicemente nel momento in cui le nostre labbra toccano l'acqua, siamo squalificati. Quindi può essere volontario, perché magari c'è stato un po' un consumo elevato di ossigeno, quindi il corpo non riesce bene a mantenere la giusta posizione. Come può essere un semplice errore di distrazione? C'è stato casi di persone che magari per osservarsi le pinne hanno messo le sott'acqua e sono state squalificate. Ovviamente errori più importanti si fanno mentre si scende e quindi la cosa più importante è concentrarsi per compensare le orecchie, che è quello che noi dobbiamo fare in discesa. Quindi accumuliamo un po' di aria all'interno della nostra bocca e con quell'aria dobbiamo utilizzarla per compensarla e per mandarla appunto dentro il timpano. E la cosa importante è proprio non far ritornare l'aria che è in bocca all'interno dei polmoni. E magari detta così potrebbe sembrare in qualche modo facile, ma non è facile assolutamente, perché è un gesto molto consueto, quello di aprire la glottide sarebbe, e quindi mandare l'aria dalla bocca ai polmoni. E questo è un errore che non deve mai essere fatto, perché se si succede a 70-80 metri, il tuffo è perso ormai. Ogni atleta è un po' diverso, quindi c'è chi utilizza tecniche derivanti dallo yoga, chi utilizza semplicemente magari stretching, rilassamento, meditazione. Ogni atleta si orienta verso quello che gli è più congeniale. Ovviamente tutti cerchiamo di elasticizzare la nostra cassa toracica in modo da far incamerare più aria all'interno dei polmoni. Questo è molto importante e lo si può fare appunto con diversi esercizi di respirazione, di stretching toracico. Al tempo stesso è molto importante ovviamente utilizzare delle tecniche di concentrazione, visualizzazione, meditazione, insomma diverse tecniche, dipende un po' appunto dall'atleta, dal suo percorso di crescita, quale utilizza. Però l'amore è la mia spada, la bontà la mia armatura e l'umorismo il mio scudo. A chiunque, anonimo, chi faccia uno sport individuale, sicuramente è la visualizzazione che ti permette di visualizzare tutta la tua performance dall'inizio alla fine, a ogni gesto tecnico e fino alla soddisfazione e alla gioia per il risultato finale. Il primo ricordo che ho è quello che scrivo anche nel mio libro, quando ho nuotato la prima volta con una tartaruga marina. Avevo 7 anni, nelle acque di Zaghintos in Grecia con i miei genitori. È stato unico, perché da quel giorno ho capito quanto volessi incontrare qualunque essere animale, quanto amassi sì i pesciolini, ma quanto un animale come una tartaruga fosse qualcosa di incredibile, poterci nuotare accanto fosse un sogno. Questo anche mi ha spinto tantissimo a scegliere questa disciplina. E negli anni ho avuto la fortuna, in questi ultimi anni, nel nuotare in acque meravigliose come Maldive, Sri Lanka, appunto la parte caraibica, in cui è molto più facile incontrare squali, balene, delfini, mante giganti, razze. Diciamo che ho avuto la fortuna di immergermi con animali incredibili. Sicuramente quello che mi ha fatto un po' più effetto è stata la balena blu nelle acque dello Sri Lanka, perché essere accanto a un animale così immenso, maestoso e elegante allo stesso tempo è stato veramente un sogno indimenticabile.